Francesco, lui è Salvatore, fratelli Salvo della pizzeria Salvo a San Giorgio a Piemano. Oggi vi facciamo vedere come facciamo la nostra pizza. Prima fase, preparazione dell'impasto. Un ruolo fondamentale gioca l'acqua, in quanto al grosso contenuto di acqua all'interno dell'impasto aumenta tutti i processi microbiologici che avvengono all'interno dell'impasto, perché per noi sono ottimali. Naturalmente abbiamo parlato di processi microbiologici che con l'alto tasso di acqua vengono esasperati, come ad esempio l'effetto che dà il lievito. Usiamo piccolissime quantità di lievito che ci permettono poi di avere la giusta sofficità dell'impasto. Le farine da nascita sono farine di medio tipo a basso indice proteico, in modo da non avere un impasto particolarmente elastico, ma bensì una maglia proteica molto estensibile. Non aggiungiamo mai il sale che è rigorosamente integrale, insieme al lievito per evitare che si finisca l'azione dello stesso lievito. Caratteristiche peculiari del nostro impasto sono l'utilizzo di un alto tasso di idratazione che dà all'impasto una grande sofficità, una notevole leggerezza e un gusto comunque di una grande fragranza. L'impasto lo lasciamo lievitare per 12 ore, un tempo ottimale per i tipi di farine che noi utilizziamo. La caratteristica della nostra pizza è l'alta digeribilità, ovvero si dà molto tempo alla maturazione, che è un processo enzimatico che tende a rompere le catene di Hank, che sono dei zuccheri complessi poco digeribili nel nostro organismo, in tre stime più semplici. Seconda fase è la lievitazione. La lievitazione si divide in due fasi. La prima fase è aerobica, di alcune ore, nel quale praticamente il passo viene lasciato riposare. Poi avviene lo stadio, cioè la formazione del panetto di impasto, e da lì successivamente la seconda fase, anaerobica, in cui avviene la fermentazione dell'impasto e quindi la maturazione e la lievitazione vera e propria. Vi descriviamo ora la terza fase, quella di stesura e preparazione della pizza vera e propria. Bisogna spostare l'aria dal centro del panetto verso l'esterno, la parte del cornicione. State attenti a trattare l'impasto estremamente datato con molta delicatezza. In questo momento Salvatore sta preparando la nostra margherita del Vesuvio, fatta con la conserva di pomodoro di pietra top, mozzarella di bufala campana top, basilico ovviamente e olio extravergine del Vesuvio fatto con alberi secolari della nostra terra.